ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale, ben arrivate le nuove iscritte. Allora, faccio una breve premessa, mi scuso per la, diciamo, per quello che state vedendo, perché non so neanche come verrà questo video, perché sto girando col mio iPhone, in quanto oggi ho un problema con la videocamera e quindi non posso girare con quella. In realtà non ho alcun problema con la videocamera, l'ho prestata a mio marito che aveva una cosa importante da riprendere, quindi ho detto vabbè, non ti preoccupare amore, proverò a girare col mio iPhone. Ho piazzato dietro la ring light, voi non sapete cosa ho fatto per avere questo cellulare in questo modo, perché qui ho tutto un ambaradan davanti a me che non so neanche come sono riuscita a realizzarlo, ma ce l'ho fatta. Quindi mi scuso se la qualità non sarà eccelsa come quella di ogni volta, però io spero che con la ring light davanti voi possiate in qualche modo comunque non soffrire. Allora, il video di oggi è un video in collaborazione, giusto oggi che faccio il video in collaborazione, sono così, vabbè ragazze, alla fine chi se ne frega, diciamo siamo un po' wild e ci piace lo stesso. E il video appunto che faccio oggi è un video in collaborazione con una ragazza che si chiama Gabriella. Vi faccio passare qui in sovraimpressione il nome del suo canale, come anche vi metto giù nell'info box tutti i riferimenti, quindi il riferimento al video gemello e al canale, perché dovete assolutamente andare da lei. Questa ragazza praticamente ha, come me, gira spesso questo video bellissimo che è il beauty makeup da battaglia, infatti l'ho qui con me, e l'altro giorno le ho chiesto se le andava di girare insieme a me il video e di farlo insieme. Era stata molto carina perché mi aveva chiesto se poteva girarlo nel suo canale, io chiaramente le avevo detto sì, vabbè che ve lo dico a fare, chiaramente ho detto sì perché a me fa molto molto piacere. L'ho contattata tempo fa su Instagram, le ho detto che dici, nel prossimo lo facciamo insieme, e lei chiaramente mi ha detto sì, quindi ho deciso di farvelo. Io la ringrazio, mando un grosso bacio a Gabriella, grazie tesorins, speriamo di farlo anche il prossimo mese. E niente, quindi direi di partire subito. Allora, la prima cosa che pesco random dal mio dal mio beauty makeup da battaglia è la mia palette di correttori della Revolution. Questa è light medium, come potete vedere praticamente è già bella che è andata. Io non posso vivere senza correttori, per cui questa è sicuramente una cosa che troverete sempre nel mio beauty makeup da battaglia. Pesco random un illuminante, è la Solstice di Sleek, è una highlighting palette con queste colorazioni bellissime all'interno, guardate che meraviglia. Vi ho parlato 2500 volte di questi illuminanti che rientrano tra l'altro nel mio PSP, nel mio progetto smaltimento, quindi non perdo poi tanto tempo. All'interno troviamo poi delle ciglia finte magnetiche, questa è una novità, è una new entry, in particolare queste qui sono le Lash On Lash Off di Essence, che sono assolutamente molto molto carine, le sto usando in questo periodo, poi ve ne parlerò meglio e vi ho promesso che vi farò vedere l'applicazione. E poi un altro paio di ciglia finte sempre di Essence, queste sono le Lashes to Impress, in particolare le Half Lashes, le numero 3, che io metto con la colla Duo e che praticamente ultimamente mi tengo sempre nel mio beauty perché mi piacciono tantissimo. Palette, all'interno del beauty c'è sicuramente la mia Huda Beauty, la Topaz Obsessions, che è questa qui dai toni praticamente della terra. Vabbè, che cosa ve lo dico a fare, che sono fissata con queste palette. Queste di Huda intendo. Ho un primer, questo qui è quello di Catrice, il Prime and Fine, ce n'è veramente pochissimo, anche questo rientra nel mio PSP. Poi abbiamo ben 2-3 illuminanti. Allora andiamo per gradi, due sono di Nabla e sono anche rotti, nel senso le cialdine si sono staccate, sento che si muovono, quindi le devo attaccare prima o poi. Uno è il mitico Crown, che è quello lì praticamente un po' più dorato, che mi piace da morire, è questo qui, che è una meraviglia incontrastata, e l'altro invece è il Davanizer, che è invece quello rosato, bellissimo anche questo, spero che dal telefono si possa, diciamo, carpire la bellezza di questi prodotti. È un altro illuminante che non può assolutamente mancare nel mio beauty makeup da battaglia, è il Basic Marble by Basic Gaia, che è l'Ecstasy, questa meraviglia qua, che è questo dorato un po' platino, la fine del mondo, mi piace tantissimo, lo conoscete bene, l'avete visto in mille salse. Poi ho questo come fondi, ho il fondotinta di Anika Makeup, questo qui è il minerale nella tonalità numero 05, è un fantastico fondo, mi avvicino non troppo perché se no non mette a fuoco, anzi vediamo un attimo se riesco a mettere a fuoco per bene.
Molto bello, mi piace molto, ora che viene l'estate poi lo trovo assolutamente azzeccatissimo. Un altro fondo è l'All Night di Urban Decay, bello davvero, questo qua è nella shade 3.0, ma ragazze veramente ce ne manca pochissimo perché lo sto finalmente ultimando. E diciamo che ci dovrebbero essere altri fondi, sì, c'è il mitico Double Wear di Estée Lauder, questo qui è nella tonalità 2N1 Desert Beige, che voi sapete quanto io amo, madonna ragazze, oggi questi capelli non vogliono proprio stare fermi, vabbè, mi scuserete. Poi la mia loose powder di Beauty Big Bang, sapete che io ormai collaboro da un po' con questo brand, questa è la numero 1 Ivory, eccola qua, la numero 1. Questa qui io la utilizzo prevalentemente per fare baking, quindi non per settare, diciamo, il viso, per mattificare, ma per fare baking. Come altre palette mini ho questa qui, che è la Bronze and Glow di I Heart Makeup, di Makeup Revolution. E questa qui praticamente è quasi finito il bronzer, e questo illuminante è quello che oggi, come anche il bronzer è quello che oggi, perché oggi l'ho utilizzata per questo makeup stra mega fico che ho realizzato con un'altra palette che adesso vi farò vedere. Poi ho il mio primer di Puro Bio, questo qui è il primer occhi che io utilizzo però adesso sempre per consiglio di Gabriella, perché è lei l'artefice di tutto ciò, lo utilizzo per diciamo come base praticamente prima di mettere il correttore, e lo sto amando tanto che mi sta anche finendo perché ormai lo sto utilizzando con questa funzione. Poi ho il mio All Nighter di Urban Decay spray fissante per il make up, vabbè questo vado veloce perché lo conoscete bene. E poi ho altre due palettine, una è la, sono fissata con questi colori, una è la Naked It di Urban Decay, la Petite, che ha queste colorazioni stra mega fighe, ed una è questa qui che non può mai mancare, da quando l'ho acquistata praticamente la porto sempre con me, che è la Smashbox. Questa qui è la Covershot Bold Glitter Eye Palette ed ha questi glitter meraviglia delle meraviglie, vi ho fatto diversi make-up con questa palette. E poi ho un blush di una vecchia collezione limitata di Wycon, della collezione credo fosse Midnight Holiday, c'è scritto, brava Lucia. Questo qui è il fucsia Passion, il numero 2, mi piace perché ha sia l'arancio che il fucsia, veramente bellissimo. Poi ho una matita che io utilizzo personalmente, questa qui è di Catrice, me l'ha regalata tantissimo tempo fa Martina Sacco, che vi faccio qualche swatch adesso, che è praticamente questo lillino bellissimo, un po' metallizzato, e mi piace tanto metterla all'interno dell'occhio. Altro fondo è questo qui di MAC, questo qui è il Pro Longwear, come potete vedere praticamente ne ho consumato già più di metà, questo è nella tonalità NC15, mi piacciono tantissimo i fondotinta di MAC, ma questo in particolare perché questo è quello molto molto leggero per l'estate praticamente. Correttore di Nabla, questo qui è il Close Up Concealer nella tonalità Ivory ed è quello che utilizzo praticamente tutti i giorni da circa un mesetto. Altro fondotinta, Insta Perfect di Essence, questo nella tonalità 30, Fanny Ivory, questo è stupendo, è quello liquido, bellissimo questo qua, anche una coprenza che mi piace tantissimo, molto modulabile. E poi ho diversi illuminanti, questo qui di Fenty Beauty che è il Kilowatt in Lightning Dust and Fire Crystal, è praticamente quello che ho comprato circa un anno fa, guardate quanto è scavato, no, meraviglia, questo mi piace tantissimo, ma quando voglio un effetto diciamo dorato vado a prendere sempre un altro illuminante di Fenty Beauty, sempre un kilowatt, questo qui è l'Asla Baby, è quello che praticamente ho trovato nella mini size di Fenty Beauty insieme al Gloss Bomb. Andiamo avanti. Mascara, abbiamo il Bad Girl Bang di Benefit, in mini size, è quello che ho utilizzato anche oggi sulle mie ciglia, amatissimo, mi piace tantissimo. E come altri mascara, solo per finirlo, il Lash Princess, questo qui è questo, è il False Lash Effect, solo per finirlo perché non mi piace affatto, questo qui è quello verde, vi faccio vedere lo scovolino, è quello lì con lo scovolino così dritto, ma... non lo so, a me questo mascara non mi piace, non mi gusta. E poi vabbè, ce ne sarà sicuramente un altro, ma stiamo pescando random. Crema eterea di Neve Cosmetics, questa io la utilizzo come crema base, mi piace tantissimo. E poi ho, vabbè, il mio piegaciglia di Anika Makeup, che è bellissimo, lo tengo sempre, quindi ve lo faccio vedere.
Il mega bronzer di Kiko, questo qua è di una vecchia collezione Summer 2.0 ed è il 2 Mediterranea Tan, lo trovai nel giveaway, lo ho vinto nel giveaway della Gabriella. Mi piace tantissimo, voi sapete il mio amore sconfinato per questo bronzer. Sto mettendo tutto qui, prima o poi cadrà tutto inevitabilmente. Poi ho il mio NYX Glitter Primer che utilizzo per i pigmenti, ma anche per attaccare i primer. Questo qui non potrebbe mai mancare, c'è sempre nel mio beauty makeup da battaglia. Questi glitter di Beauty Big Bang, che io personalmente amo follemente, vi ho realizzato tantissimi look con questi glitter che adesso vi svoccio qui sulla mano. Così ve li faccio vedere, sono loro, cioè guardate che belli che sono, stupendi. E poi ho la matita per sopracciglia di Nabla, questa qui è la Brow Divine nella tonalità Neptune, quella con la mina, apro sempre la parte dello scovolino, è quella con la mina piccola piccola praticamente, che è anche quella che ho utilizzato in parte per ridisegnare le sopracciglia oggi, questo marroncino qui, molto molto carina questa matita. E ho questa matita di Wycon, questa fa parte delle long lasting della Gold Leaf, vabbè queste qui me le vedete diciamo random sempre perché io le finisco e le ricompro, quindi le vedrete sempre. Matita color burro sempre di Wycon che mi piace tantissimo per l'interno dell'occhio, ogni tanto mi piace, ecco lo faccio vedere da qua perché se no se mi avvicino troppo non mette a fuoco. E una new entry è questa matita di Urban Decay, questa è la Perversion, la nera, che è praticamente, mamma mia che bella, che sto utilizzando in questo periodo, è anche quella che ho dentro l'occhio, però solo sopra in questo momento. Altro mascara, questo è di Beauty Big Bang ed è il Voluminous Mascara, mi piace da morire tantissimo sia per quelle superiori che soprattutto per quelle inferiori perché le pettina, le prende benissimo. Altra matita, questa è di Diego Della Palma ed è la numero 42 con la, alla punta tutta disastrata, ma io sto cercando comunque di utilizzarla. L'avevo tra l'altro inserita in un video dei flop qualche tempo fa, quindi praticamente volevo buttarla, ma alla fine ho detto no, ce la devo fare, la devo utilizzare. E quindi ce l'ho ancora qui in smaltimento. Altro blushino, questo qua è di Wycon ed è il mitico 205 Compact Blush. Questo rientra nel progetto smaltimento prodotti e ce la stiamo facendo, ce la potiamo fare, come dico sempre io. Poi vabbè, ci sono delle matite labbra che voglio farvi vedere dopo, voglio continuare con... Ah, c'è anche lei, la mitica Chica Pair, che è appunto la crema che sto utilizzando, è quella che ho anche oggi, perché oggi non ho fondo, questa crema qui, che sto utilizzando per tutto il viso, per antirossore, alla centella asiatica, insomma vi metto qui il link diretto al video dei Top Beauty, nel quale ve ne parlo molto meglio, così non ci dilunghiamo troppo. Ho ripreso nella mia makeup collection un ombrettino stupendo che è lui, guardate che meraviglia, questo qui è il Solstice di Urban Decay dei Moondust. Vi faccio uno swatch tanto per farvi rendere conto della bellezza di questo ombrettino che è questo qui, guardate che meraviglia. Che io utilizzo molto come topper di sopra di altri colori e l'altro giorno vi ho chiesto quale fosse su Instagram ma nessuno, perché lo avevo negli occhi, ma nessuno lo ha individuato. Metal Shock, c'ho questo qui che è lo Stars and Stories, il numero 2, che mi piace e mi gusta veramente tanto, che è troppo troppo bello, forse che l'ho messo sopra questo l'altro giorno, potrebbe essere questo qui, e poi sopra ci ho messo l'ombrettino di Urban Decay. E c'è anche un correttore di Avon, questo qui è il Color Trend nella tonalità medium ed è praticamente uno di quei correttori in stick per le occhiaie, ma che io utilizzo personalmente anche per coprire i brufolini, e questo qua ce l'ho per merito di Robby, a cui mando un grosso bacio, lei sa, perché me l'ha mandato lei. Eyeliner di Anika, questo qui è il marrone, il brown, ed è quello lì col pennellino diciamo abbastanza duro, perché c'è anche quello col pennellino un po' più flessibile, ed è questo marroncino qui che vedete qui, mi piace tantissimo, ha l'unico problema che non è waterproof. E poi ho il Photo Finish Minimize Pores di Smashbox, che mi piace tantissimo, lo uso soprattutto sul naso perché ho tanti pori dilatati, un ottimo ottimo primer. E poi ho il mio Brow Gel, questo qui è il Lash and Brow di Essence, che utilizzo per fissare le sopracciglia la mattina quando praticamente finisco di ridisegnarle. Burro di cacao, questo qui è quello di Alchemilla.
la dolcilabbra al nocciotella. L'odore è buonissimo. Diciamo che non è uno dei miei preferiti, però mi piace molto come odore. Eyeliner liquido, questo qui è quello di il Liquid Ink Waterproof di Essence. Vabbè, che ve lo dico a fare, io lo amo follemente, infatti è sempre con me. E poi come matite, allora ho un altro eyeliner, questo qua è il Fido Beauty Big Bang. Vabbè ragazze, cosa dire di questo eyeliner, guardate che meraviglia. E questo qui nero è proprio buono, questo eyeliner. Io dico sempre che è il dupe di quello di Kat Von D, quindi ricordatevi sempre che se vi volete comprarvi qualcosa da Beauty Big Bang, per esempio questo eyeliner che è qualcosa di meraviglioso e costa veramente niente, potete utilizzare sempre il mio codice sconto ELBARX10 e potete fare quindi il vostro acquisto, diciamo, risparmiando anche qualcosina. La vecchia Lucia che vi aiuta sempre. Poi ho i due pot per le sopracciglia che conoscete benissimo. Uno è quello di Mulac ed è il Wannabe Blonde e l'altro è il Neptune di Nabla. Questo qui di Nabla è un po' più scuretto, è più marroncino scuro, mentre quello diciamo di Mulac l'avevo comprato prima quando avevo ancora lo Chatouche ed è un po' più chiariuccio, però diciamo che sono tutti e due perfetti per le mie sopracciglia. Utilizzo sempre in combo la mattina. Poi ho un altro Metal Shock, questo qui è il numero, no, questo non so che numero sia perché non c'è scritto, ragazze, sì, non c'è scritto. Vabbè, comunque quello più chiaro, vi faccio uno swatch accanto a quello di prima, è questo qui, ed è quello praticamente argento, anche questo è un colore, l'argento, che utilizzo tantissimo. Altro eyeliner, questo qui è sempre di Essence ed è il Super Last Eyeliner, mi piace ma non tantissimo. Ce l'ho perché comunque non si sa mai, mi finisce quello. Poi ho il mio mitico Farsali, il Rose Gold Elixir, che è praticamente il 24 ore, quello che metto la mattina dopo aver deterso il viso, su tutto il viso. Poi vabbè, ho il mio primer di Anika Makeup, questo qua è il primer al silicone per gli occhi che ho comprato ultimamente, già devo dire che sono a buon punto, mi piace da morire. Costa pochissimo e vi metto qui il link diretto al video nel quale vi parlo di questi prodotti qui low cost, anche di questo primer. Questa è una new entry, è un blushino che ho praticamente ricevuto da pochissimo con Beauty Big Bang, anche qui vi metto il link diretto al video nel quale ve ne parlo, ed è il numero 2, no, il numero 1, Ultra Light Baked Blush, è un blush, è quello che anche indosso adesso, è un blush luminoso bellissimo, quindi vi straconsiglio. E poi credo che abbiamo solo prodotti labbra, vediamo perché sto pescando random per cercare. Ho anche il mio mitico Kiko, questo qui è l'esfoliante per le labbra, è il lip scrub, ecco non mi veniva. Questo mi piace tantissimo, ve l'ho straconsigliato tantissime volte, si chiama Lip Scrub Exfoliating Lipstick ed è ottimo, io lo utilizzo praticamente sempre quando voglio fare lo scrub alle labbra, ormai è diventato lui il mio mitico alleato per le labbra rovinate. E poi ho ritirato fuori questo pigmento di MAC, questo qui è il, mi dovrei ricordare come si chiama, questo è il tan ed è praticamente questo colore bellissimo che ora che arriva praticamente il caldo, sempre che arrivi chiaramente sto caldo, sarà qualcosa di meraviglioso. E poi mi pare che abbiamo tutte le cose per le labbra, no, abbiamo ancora delle matite, questa matita che è la numero 3 di Beauty Big Bang, che è praticamente una matita per le sopracciglia, che stavolta non ho azzeccato proprio il colore, questo grigiastro qui, però l'ho utilizzata anche oggi, onestamente messa in combo con la Neptune e l'altra sempre di Beauty Big Bang, che dovrebbe essere qui in questo marasma ma che non sto trovando. Sì, eccola qua, che è praticamente la numero 2 in combo, entrambe, tutte e tre insieme, insomma il risultato è quello che vedete, questa è la numero 2 e questa è la numero 3, devo dire che mi piace perché non lo so, l'effetto è veramente stratop. E poi ho un'altra matita di Wycon per gli occhi, che è appunto la Pearly Rose, che è quella che ho utilizzato anche oggi, qui all'interno dell'occhio, è veramente bellissima. Non so dove guardare perché col cellulare mi confondo, va bene così. E poi ho diverse roba per le labbra, quindi passiamo alle labbra. Ho questo matitone di Wycon che indossavo stamane, in realtà stavo dicendo che ho adesso addosso, in realtà adesso ne ho un altro che adesso vi faccio vedere. Questo è un matte lip chubby extra matte di mattone chiaro, il numero 4 di Wycon, che mi piace da morire, ultimamente mi sono un po' fissata con questi mattoncini, con questi colori qua. Questo in particolare lo trovo fantastico perché non mi rende le labbra assolutamente, diciamo,
cioè non me le fa diventare orrende, mi piace veramente tantissimo. E vabbè, c'è sempre il mitico gloss di Anika, questo qua è il Lippy Glaze, ed è quello praticamente che utilizzo quasi sempre, me lo avete visto in 1500 video. Rossetto liquido extra tenuta di Bottega Verde, questo qui è nella tonalità rosa, rosa velluto, dovrebbe essere qualcosa del genere, adesso non mi ricordo più, credo di sì, mamma mia, qua sotto ci sarà scritto, sì, rosa velluto, ed è una colorazione molto molto bella, e ultimamente lo sto un po' rivalutando, perché un periodo non mi piaceva, ma ultimamente lo sto usando spessissimo. E sicuramente c'è sempre lei, la NYX Lingerie, questa qui è nella tonalità Exotic, mi piace tantissimo, e soprattutto ho scoperto che mi piace tanto miscelarla ad altri colori, cioè utilizzarla insieme ad altre colorazioni, ma come potete vedere sono tutti dei mattoncini chiari. Mi sa che questo mese vi ho messo poca roba per le labbra, perché non sono molto, sto usando sempre le stesse cose. Un rossetto di MAC che è in smaltimento, lui si chiama Twig, l'ho utilizzato tipo ieri, una cosa del genere, l'avete visto nelle mie storie di Instagram, molto molto bello. Altro rossetto di MAC è il Craving, anche questo guardate, vi faccio capire come sta finendo, questo qui proprio quando finirà dovrò andarlo a ricomprare perché è una meraviglia, ed è più rosato, questo è più sul marroncino, questo è più rosato, sono dei rossetti molto morbidi, degli Amplified, quindi comunque sono molto molto morbidi. E poi abbiamo questo qui di Wycon, il numero 35, il Bare Feeling, che è una long lasting liquid lipstick, io amo follemente questo colore, è proprio il colore delle mie labbra, quindi praticamente è perfetto per me, lo utilizzo spessissimo, soprattutto quando faccio gli smoky. Si era perso nei meandri un illuminante, questo è l'Opal di Becca, se riesco ad aprirvelo è lui, stupendo, bellissimo questo illuminante. Dopodiché, ecco, il rossetto che indosso oggi è lui, ed è il Sephora, Cream Lip Stain di Sephora nella tonalità numero 2. Non vi faccio swatch perché lo vedete addosso, è praticamente bellissimo, è molto simile al Wycon. Dopodiché abbiamo diverse matite labbra. Allora, sempre di Wycon, la Vinaccia Scuro, la numero 11, che mi piace da morire, ed è questa qui. Ed è bellissima, soprattutto a contrasto con quelle, diciamo, con quei rossetti tipo un po' smortizi. Poi ho la 316 del Comfort Lip Liner di Kiko, che me gusta da morire, ed è quella che c'è accanto, questa qui. Bella veramente anche questa, bella, 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 speriamo di non sporcare tutto. Poi di Essence, che praticamente sto portando bella avanti, è la Lost in Love, la numero 7, che ve la metto sopra, che mi piace tantissimo, è questa qui, e si abbina tantissimo a tutti i nude che sto utilizzando in questo periodo, quindi la strautilizzo. Unica matita un po' più scura è questa qui rossa di Flormar, questa è la 233, mi ricordavo 322 al contrario, e io l'abbino tantissimo alle colorazioni un po' più strong, tipo appunto il rosso, il bordeaux, insomma questi colori qua. Mi piace molto come matita, è una waterproof. Sempre di Essence, diciamo relitto, c'è una Plum Cake, la numero 7 delle lip liner automatiche, ragazze. Ascoltate bene, una delle mie tante Plum Cake che praticamente ho comprato nel corso della vita e che sono ancora qui. Credo di averne un'altra di scorta perché mi piacevano troppo. E questa qui che adoro, della Huda Beauty, che è la Lip Contour Bombshell, nella tonalità Bombshell, che mi piace da morire e che sto utilizzando tantissimo perché, come potete vedere, si abbina benissimo ai miei nude. Bella, bella, bella. Poi ancora abbiamo delle soft contouring, anche la Sucker for Grey, la numero 11, che mi piace perché è tipo la Plum Cake. E questa qui, guardate, questa, la Plum Cake era questa e questa qui è la Sucker for Grey. Praticamente questa qui forse è poco più scura, ma di fatto secondo me questa è la perfetta dupe di quella che non fanno più, sempre di Essence. E poi ho la Ballerina Pink di Neve Cosmetics, che è praticamente quello che ne rimane, questa qui. Guardate quanta ne è rimasta, veramente pochissima, che mi piace da morire. Ok, questo l'abbiamo finito, ma vi devo assolutamente far vedere le palette che sto utilizzando in questo periodo, perché comunque quelle fanno parte assolutamente a corredo del mio beauty makeup da battaglia. La prima è lei,
È la Riviera Palette di Anastasia Beverly Hills ed è questa meraviglia qua. Vi ho fatto 2500 video con questa palette, quindi la conoscete benissimo tutti. La seconda è questa, la Tarte. Questa qui è la High Tides and Good Vibes della collezione Rainforest qualche cosa, Rainforest of the Sea. Ed è questa meraviglia qua con tutti questi glitterozzi che mi piace da morire. Anche di questa vi ho fatto 1500 video. La Belonging, che è praticamente una palette con la quale ho realizzato il look di oggi. Una palette che ho preso su AliExpress. Ed è la dupe perfetta della Born to Run. Che meraviglia, ragazzi. Io sto amando, guardate, questa palette. Poi ho quest'altra che è per il contouring, in realtà è della la Shade and Light di Kat Von D per il contouring. Guardate un po', scioccatevi, queste due stanno finendo, questa è bucata e questa si sta per bucare. Meravigliosa questa palette, questa è la Shade and Light Contour Palette. E poi, non è finita qui, ho da farvene vedere altre due. La prima è questa qui che sto testando, quindi ancora non vi posso dire molto su questa palette, è la iMagic di Beauty Big Bang. In realtà non è di Beauty Big Bang, credo, perché l'ho vista anche su Amazon. In realtà io l'ho comprata lì su Beauty Big Bang, però ho visto che c'è anche su AliExpress e in altri siti. È veramente molto carina, però c'è un però e non vi dico altro, ve ne devo parlare meglio. È la mia ultima new entry, è lei, ancora non sono riuscita a buttare il pack, diciamo, primario. Avete capito qual è? La Blood Sugar di... mamma mia, di Jeffree Star, che è una meraviglia. Si apre così con a scrigno e questa è la palette che io amo personalmente tantissimo e che sto testando in questo periodo. Ve ne parlerò con molta, ma molta, molta più calma non appena l'avrò provata per bene, perché voi sapete che io prima le cose le testo, non vi parlo mai se non sono assolutamente certa. Ok, questo era tutto il mio beauty makeup da battaglia del mese. Madonna, un sacco di roba, sono riuscita a contenere tutto nei 30 minuti. Speriamo che il video vi piaccia, cerco di fare qualche taglio se ce la faccio. Ringrazio Gabriella, ciao tesorins, grazie. Questi sono tutti gli swatch e niente, ci vediamo al prossimo video.